Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di allevamenti suini, del settore dei suini. Lo facciamo con il nostro ospite, Rudy Milani, che è presidente nazionale del settore allevamenti suini di Confagricoltura. Rudy, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i nostri amici da casa. Buongiorno e grazie di essere in nostra compagnia. La prima domanda che vorrei farle è come si è concluso il 2023 per il vostro settore? Allora, il 2023 è stato un anno sicuramente positivo per il settore dell'allevamento suinicolo nazionale. La carenza di materia prima ha fatto sì che a livello europeo ha fatto sì che il prezzo del suino raggiungesse dei valori molto remunerativi. È un'ottima notizia questa, anche se comparata per esempio ad altri settori sempre di Confagricoltura. Davanti a questi dati e guardando al 2024, quindi immagino siate ottimisti. Allora, a livello europeo le produzioni zootecniche sono generalmente in calo, quindi la possibilità di guardare al futuro con ottimismo è assolutamente plausibile. Noi abbiamo una spada di Damocle che però coinvolge l'Italia intera ed è rappresentata dall'incognita della peste suina africana. Peste suina africana che ricordo essere una malattia che non è assolutamente trasmissibile all'uomo, è una malattia che colpisce solamente il cinghiale selvatico e i maiali allevati. E questa malattia purtroppo fa sì che crea una barriera all'uscita delle carni dall'Italia, perché nessuno stato estero vuole portarsi a casa il problema. E quindi i nostri export sono pesantemente condizionati da questa malattia. Questa malattia, appunto, può essere la vera incognita per il 2024. Oggi abbiamo una zona dell'Italia, più zone dell'Italia colpite, ma una in particolare dove la suinicoltura è particolarmente presente, che è la provincia di Pavia. Di recente abbiamo anche la provincia di Piacenza coinvolta in parte. E questo sta creando negli allevatori di quelle zone lì veramente dei problemi molto molto grossi.